Eccoci qua, buonasera a tutti ragazzi. Aspettiamo un po' di connessioni e poi si parte subito in perfetto orario. Allora, storie di successo, questa è la rubrica della domenica e questa domenica tocca a me. Ciao Asta, grande, 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 molto bene, ben connesse tutte. Daniela, Antonio, Elisa, Loredana, buonasera a tutti. Ciao Eugenio, ciao ragazzi. Bene, 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 dai, siamo già un po' di persone. Aspettiamo 3 minutini, facciamo connettere un po' di gente e si inizia a spingere. Commentate, scrivete, condividete, taggate, fate ne di ogni, qualsiasi cosa. Vi terrò impegnati per mezz'ora al massimo. Cercherò di rispondere a tutte le vostre domande, scrivetele senza problemi, le andrò a prendere tutte senza problemi. Dai, dai, che siamo già 25, molto bene. E nulla. Oggi racconterò la mia storia e la madonna, già 14 commenti. Cosa state scrivendo che non vedo? Come stai? Sto alla grande. Guardate in che paradiso sono. Sono in perfetta forma, sono carico, sono a posto con la testa, sono veramente più che fisicamente, sono a posto mentalmente, che è la cosa importante. Ciao Luca, ciao Teo, ciao Kate. Mentre aspetto, inizio a leggere un po' di commenti. Sandro Asta. Sandro, oggi ho visto che ha studiato molto, ha fatto molto mentoria. Ciao, ciao Mice, ciao Enrica, Mariangela, ciao, ciao Maria, Carmen. Wow, la maggior parte di voi non vi conosco, credo di avervi mai visto prima dal vivo, però oggi è una buona occasione per iniziare a conoscerci, per iniziare a conoscere le storie di successo, sono fondamentali nel network marketing. Innanzitutto mi sentite bene, che è una cosa fondamentale, cercherò di tenere sempre un tono abbastanza alto. La mia cadenza, per fortuna, mi aiuta in questo. Quindi datemi il check, per favore, sulla voce e poi inizio. Anche perché sono già le 18:01. Come sapete, nella vita chi vuole fare le cose le fa e anche puntuali. Chi non le vuole fare, pazienza, è un problema suo. Datemi il check della voce, per favore, così inizio. Già 33 commenti. Wow, poi leggo tutto. Grandi. Ciao JFox, ciao Andre, ciao Ale. Kathleen, Elisa, Nives da Napoli, ciao Nick da Zurigo, Ale, Ande da Tenerife, ciao Gaia da Dubai. Sei ancora a Dubai? Sei Atene? Dove sei? Ottimo, si sente bene. Iniziamo. Allora, innanzitutto, per le persone che ancora non mi conoscono, non mi hanno mai sentito parlare, sono Francesca Ieta, ho 28 anni, abito a Firenze da 7 mesi o 8, ora non sto qua a farvi i conti, e in realtà sono nato in provincia di Varese, in un piccolo paesino di oltre 4.000 abitanti, un paesino industriale, un paesino dove i lavori più diffusi erano i lavori metalmeccanici. Ho iniziato sin da giovane, dopo il mio percorso di studi, ho iniziato subito a lavorare in una di queste aziende di metalmeccanica, appunto. Perché? Perché ho seguito il mio esempio chi era? Mio padre, ok? Come ogni ragazzo, ogni ragazza che cresce, che supera la maggiore età, cosa succede? Si raffigura, si rivede col proprio genitore e, nella maggior parte dei casi, prende esempio da quello che i genitori fanno. Nel mio caso, mio padre era un esempio di grande persona perché ogni giorno andava a lavorare, faceva 12-13 ore al giorno, non sto scherzando, non lo vedevo mai, però cosa faceva? Portava i soldini a casa, ok? E questi soldi ci permetteva di vivere una vita agiata. Quindi il mio esempio di vita è sempre stato mio padre. Ho detto, cavolo, anch'io voglio diventare un grande lavoratore, anch'io voglio fare quello che sta facendo mio padre, avere una famiglia, una bella famiglia e dare veramente tutto il possibile. Solo che mi sono accorto, subito dopo essere andato a scuola, ho iniziato appunto a fare il dipendente in un'azienda, un lavoro abbastanza duro che però mi permetteva di guadagnare 800-900 euro al mese, quindi stiamo parlando veramente di una miseria per poter vivere in Italia, stiamo parlando di niente, il nulla cosmico. E guadagniamo quelle cifre e inizialmente mi sentivo molto felice perché iniziavo a essere, seppur vivendo con i miei genitori, iniziavo a essere autonomo. Iniziavo a comprarmi le mie cosine, mi sono comprato e indebitato, quindi mi sono comprato anche la macchina, quello è stato uno dei miei più gravi errori. Iniziare subito con dei debiti negativi, perché magari non lo sapete, ma esistono debiti positivi e debiti negativi. Ovvio, non sto qua a farvi la parentesi sul significato dei debiti, però possiamo approfondire magari prossimamente o fatemi delle domande anche in privato che ovviamente rispondo a tutti. Quindi ho iniziato a farmi dei debiti negativi, ho iniziato ad andare a lavorare e inizialmente ero estremamente felice. Ero super felice perché ero autonomo, perché iniziavo ad avere dei soldini da parte. Soldini, stiamo parlando veramente di una miseria, però avevo quella felicità interiore.
Finché passò il primo anno, passò il secondo anno, passò il terzo anno e ogni anno ripetevo le stesse cose. Dal lunedì al sabato lavoravo dalle 7 di mattina alle 17/18 di sera. Il sabato pensavo bene di andare a cena con gli amici, di andare in discoteca, di divertirmi. La domenica facevo tutto il giorno sul divano a riposarmi e verso le 18 della domenica iniziava già a venirmi l'ansia. Perché? Perché il giorno dopo sarei andata a fare qualcosa che in realtà mi faceva schifo e non era nei miei progetti di vita futuri. Tutto questo l'ho fatto per ben 5 anni. A maggio non vedevo l'ora di agosto per andare in ferie, a ottobre non vedevo l'ora di dicembre per farmi la settimana bianca. Tutto ciò che guadagnavo lo spendevo per vivere. Guadagnavo 800, 900, sono arrivato a 1000, sono arrivato a 1200, 1300, sai, dopo 5 anni mi impegnavo veramente tanto. Li spendevo per pagarmi la benzina per andare al lavoro, per pagarmi la macchina per andare al lavoro, per pagarmi da mangiare per rimanere in vita e gli ultimi soldi che rimanevano li spendevo per sentirmi felice, per comprarmi capi di abbigliamento, per andare in discoteca e spenderli in bottiglie, in drink. Quindi mi sono fatto un'autoanalisi e ho detto: com'è possibile che tutto ciò che guadagno lo spendo o per andare al lavoro o per distrarmi da un lavoro che mi fa schifo, in maniera molto volgare? Queste domande hanno risuonato nella mia testa per 2 anni. Ogni giorno andavo in quella cavolo di azienda, timbravo il cartellino, non vedevo l'ora delle 17 e pensavo: come cavolo sto spendendo il mio tempo? Perché sono costretto a fare queste cose? So che molti di voi hanno questi dubbi, so che molti di voi hanno questi pensieri, lo so bene perché ci sono passato io in prima persona. 19, 20, 21, 22, 23 anni, ok? Ho fatto quegli anni lì a continuare a pensare questa cosa e non ne venivo a capo, non riuscivo. Finché un giorno trovai su, in realtà trovai, un giorno un mio amico che stimavo veramente tanto, mi disse: guarda, sto leggendo un libro, si chiama The Secret, prova. Ho letto forse la trama iniziale e ho iniziato a prendere in giro il mio amico, ma in maniera abbastanza pesante, poi sai, tra ragazzi si scherza di tutto e di più, ok? Ho iniziato a prendere tanto in giro perché dicevo: ma tu sei così folle che credi che se pensi positivo, se pensi che il parcheggio c'è quando stai andando in banca, in centro, veramente lo troverai? Sei così pazzo da pensare a queste cose? E lui mi rispondeva: sì. E continuavo a farmi esempi, esempi, esempi. E io ho visto in questo mio amico la luce negli occhi, la determinazione, l'entusiasmo. Ho detto: no, cioè, non è possibile. Voglio capire come cavolo hai fatto ad arrivare a questo stato mentale. Allora eravamo in vacanza a Formentera, eravamo in compagnia, ci stavamo divertendo e lui continuava a leggere questo cavolo di libro. Allora un giorno, sai, poi alla fine l'orgoglio faceva da padrone, no, non volevo farmi vedere che mi interessava il libro. Allora quando sono tornato al lavoro dopo la settimana di ferie a Formentera, me lo sono scaricato in PDF sul PC e me lo leggevo solo al lavoro, quando nessuno mi guardava, tanto con la scrivania con le spalle al muro, nessuno mi vedeva, io mi leggevo questo PDF di The Secret, che è un libro che sinceramente non vi consiglio, perché è un libro che parla di troppi astrattismi. Quante animazioni state facendo? Grazie, grazie veramente. Già 60 commenti, 50 connessioni, top. È un libro che io non consiglio perché è un libro assurdo, un libro commerciale. È un libro che mi ha aperto la mente perché ero veramente una mente chiusa. Ma è un libro che ad oggi non consiglio a nessuno perché ce n'è di molti migliori che ti semplificano il percorso. O meglio, ti semplificano, te lo velocizzano. Poi sta alla tua apertura mentale, la semplificazione. Cosa ho fatto? Ho letto quel libro, ho detto: non è possibile, voglio mettere in pratica tutte queste cose. E il libro di cosa parlava? Parlava di positività, ok? Parlava di circondarsi di sole persone positive. Un giorno, presi coraggio, presi un foglio, una penna e scrissi le persone positive che facevano parte della mia vita. E di fianco scrissi le persone negative. Negativi battevano positivi 10 a 1. Per un positivo c'erano 10 negativi. Questa cosa è assurda. Provate se avete il coraggio, e non è da tutti, quindi non lo consiglio a tutti, cioè non è un consiglio. Provate, se vi sentite così forti, scrivete le persone positive e le persone negative che fanno parte della vostra vita. Negativo batte positivo 10 a 1, 100%. Ovvio, la maggior parte di voi che sta facendo network marketing magari da più di 7-8 mesi, la media sicuramente non sarà quella, altrimenti stai sbagliando qualcosa. E questo te lo dico in maniera veramente spassionata. Ma se hai appena iniziato, prova e il risultato sarà quello.
Fatta quella lista, ho voluto stravolgere completamente la mia vita. In che modo? Eliminando ogni giorno delle persone negative dalla mia vita. Ovvio, non riesci dall'oggi al domani, perché molti di voi magari hanno i genitori, molti di voi hanno i fidanzati, molti di voi hanno le fidanzate, molti di voi hanno le mogli, i mariti, eccetera, eccetera, eccetera. Ora non vi sto dicendo di divorziare, non vi sto dicendo di menare la fidanzata o il fidanzato, non mi interessa, non è un mio problema. Ma io personalmente, dato che sono qua a raccontarvi la mia personale opinione in maniera totalmente onesta e sincera, io ho eliminato tutte le persone negative dalla mia vita. Non importava se quella persona era il mio migliore amico, perché dal momento che avevo scoperto che la negatività mi portava insuccesso, il mio migliore amico diventava un'era, era un passato. Era il mio migliore amico, ora non lo è più, perché ho scoperto che la negatività non mi fa bene. Era la mia ragazza, ora non lo è più. Era un mio amico, ora non lo è più. Questa è la parte più difficile, ok? Se volete cambiare la vostra vita, eliminare le persone negative. Lo dico ogni training, lo dico ogni meeting, lo dico ogni video, lo ridirò per sempre, perché è l'unica parte che ha fatto la differenza nella mia vita. Eliminate quelle persone positive ogni giorno. Quando andavo ogni giorno, ogni sera, quando andavo a letto, è presente quando ti sdrai, guardi il soffitto, tutto buio, chiudi gli occhi e pensi, io perlomeno pensavo, ma ci sarà di più in questa vita? Ci sarà una persona che mi apprezza per come sono? Ci sarà un lavoro che mi farà alzare dal letto al mattino subito, di corsa, e non dire no, voglio stare a letto, voglio stare sotto le coperte calde? Ci sarà tutto questo. E sono passati un anno di ci sarà. Un anno intero che ogni sera andavo a letto e la mia unica domanda era: ci sarà? Non era una domanda, in realtà era un'esclamazione, perché iniziavo a essere convinto che qualcosa in questa vita c'era, che ero e sono destinato a dare di più. E magicamente una persona con cui avevo un rapporto fantastico, ma solo a livello discoteca, quindi serate, feste, eventi, mi chiamò un giorno e mi disse: ho un'opportunità per te, non puoi capire, è qualcosa di assurdo. Boh, ci credi? Non ci credi? E quindi cosa ho fatto? No, non mi interessa. Mi ha richiamato il giorno dopo. Fra, porca di quella puttana, c'ho un'opportunità, tu non puoi capire. Non mi interessa. Poi dopo la quarta chiamata ho detto, cavolo, ma io sto cercando qualcosa di positivo. Una persona mi chiama per farmi vedere un business e io gli dico di no. Dopo 10 chiamate ho trovato il coraggio di andare ad ascoltarlo. Mi portò a una presentazione in network marketing. Sono completamente impazzito. Perché ho detto, ci sono persone che fanno questa cosa. Questa cosa sembra così bella. E io non ne so niente. Impossibile. Da domani voglio iniziare, voglio fare la differenza sul campo. Presi la decisione subito. Il segreto è prendere decisioni velocemente. Non fermarti a prendere decisioni. Perché alla lunga anche un mentecatto arriva a prendere decisioni dopo che gli viene fatto un sedere così, capitemi, ok? Non posso essere esplicito, se no mi chiudono questo video. Sì, dopo che vi fanno un sedere così, capite che è il momento di prendere decisioni. Ma a livello superiore è prendere decisioni velocemente. Quella sera andai a casa, cercai il nome dell'azienda, cercai il prodotto, ma in realtà stavo cercando, ma non me ne fregava nulla, perché avevo capito che volevo mettermi in gioco, volevo prendere una decisione veloce. Il giorno dopo chiamai la persona che mi ha portato a quell'evento, una persona che sarà nel mio cuore e una persona che è nella mia vita, una persona iperpositiva, è una persona che porterò avanti per tutta la mia vita e farò del bene a questa persona che voi non potete immaginare, perché mi ha aperto tutto quello che sto facendo oggi. È grazie a questa persona, ok, che mi ha preso e mi ha costretto a venire in quella cavolo di sala di hotel. Quindi, grazie. Allora cosa feci il giorno dopo? Mi iscrissi e iniziai, ma in che modo? Essendo consapevole che non sapevo fare niente. Quindi la consapevolezza, il sapere di non sapere, è un'arte che si può tranquillamente imparare e mettere in pratica da subito. E mi dissero, Francesco, Omar mi disse, mi ricordo ancora, grande Omar, Ruby Director e Sponsor. Omar mi disse, Francesco, devi essere insegnabile. Ok? Non so neanche cosa vuol dire insegnabile. Tutto ciò che io ti dico, dato che tu vuoi avere i miei risultati a livello network marketing, devi farlo. Se io ti dico che per avere risultato devi buttarti da questa scogliera, tu devi farlo. Ok? Tanto la mia vita peggio di così non può andare. Sono insoddisfatto. Non esiste persona peggiore nella vita che persona insoddisfatta. Da quel momento, tavolino, 2 sedie, io e Omar, Mirko e gli altri ragazzi che lavoravano con noi abbiamo iniziato a metterci sotto. C'era Manuel, c'era mio fratello Matteo, c'era Iani, c'era Melotti.
c'era Lorenzo, c'era Raffo, c'era Alex, ragazzi, c'era Mali, un team assurdo, Sandro, e abbiamo iniziato a metterci a tavolino, a programmare, a pianificare e abbiamo messo entusiasmo, volevamo vincere, volevamo arrivare, con questa grinta che sentite, con questa passione. Abbiamo capito da subito che ci voleva entusiasmo. Sentite la mia voce come vi trasporta? Sentite che non state pensando a nient'altro? Sentite che non state cazzeggiando? Non vi vedo, ma lo so, perché la voce vi sta trasportando, perché è una storia raccontata con entusiasmo e passione. Tutti voi avete una storia da raccontare. Non esiste storia bella, storia brutta, esiste storia. Storia. Se la raccontate con l'entusiasmo come sto facendo, con la passione, la gente rimarrà attaccata così e non farà nient'altro. Diventerete del calamite. Delle calamite insegnabili, ascoltate le persone che hanno il risultato che voi vorreste avere e arriverete in altissimo. Ho iniziato ad ascoltare Omar, ho iniziato ad ascoltare le mie upline, mi dicevano di fare A e io facevo A, non A,1, A, non A,001, A. Non facevo né di meno, non facevo di più, facevo A. Questo è stato il segreto per arrivare in maniera estremamente veloce. Il primo mese, col fantastico team che abbiamo creato, piano per lo zaffiro a casa di Stefano Anatra. Sono andato a casa di questo qua, non voglio commentare, ok? Eravamo in sette ragazzi, ok? Uno più, io in primis, uno più mentecatto dell'altro, uno più sfigato dell'altro. Se ci guardavate non ci davate 2 euro, me compreso. Scrivania con le statuine del Signore degli Anelli, con le statuine di Star Wars. Avevo 24 anni, mi sembrava di essere in un film, ve lo giuro. Ok? Non ridete, so che state ridendo. Mi sembrava di essere un film, Omar mi diceva no, devi farlo Zaffiro, devi far così, devi reclutare, devi prendere persone. E io ho detto, ok. Primi 28 giorni di network marketing, oltre 23.000 euro di fatturato. Ancora complimenti al team che ha iniziato, il team che ha creduto nel progetto. Il secondo mese, un gradino in più. Il terzo mese, oltre 40.000 euro di fatturato. Il quinto mese, oltre 80.000 euro di fatturato. Il settimo mese, oltre 150.000 euro di fatturato. E Omar aveva chiuso il diamante nella vecchia azienda con oltre 220.000 euro di fatturato. Il settimo mese di attività. Abbiamo creato qualcosa di pazzesco. Con cosa? Con tanta ignoranza e con tanto entusiasmo. Ora, l'entusiasmo va mantenuto alto, l'ignoranza va corretta. Perché poi abbiamo iniziato a farci del male perché eravamo poco competenti. Quello che non c'è in Genes, perché in Genes ci sono tutte le persone, tutti gli zafferi 50, tutti gli zafferi Elite, tutti i rubini che danno un valore estremamente aggiunto a tutti voi. Danno dell'entusiasmo, danno della positività e danno conoscenza. È impossibile non rimanere ammaliati da tutti i nostri zafferi perché danno conoscenza. Ed è stupido non approfittarne perché la danno gratis. Loro stanno dando il loro tempo, che è la cosa più preziosa che esiste, gratis. I primi tempi non dovete pensare ai soldi. I primi tempi scordatevi i soldi. Non potete mai guadagnare grosse cifre se non siete pronti a ricevere grosse cifre. Questo è l'errore più grande che fanno le persone. Tutti vogliono diventare milionari, ma nessuno è pronto a coltivare una testa da milionario. Tutti vogliono guadagnare 100.000 dollari all'anno, ma nessuno è pronto a gestire 100.000 dollari all'anno. Se ti arrivano tanti soldi improvvisamente e non sei pronto a gestirli, ti farai solo ed esclusivamente male. Inizialmente ignoranza ed entusiasmo. Col tempo correggi l'entusiasmo e arriva al tuo obiettivo. Se non pianifichi, non arriverai mai nel network marketing. Se fai le cose a caso, non arriverai mai. Se non sei disposto a fare sacrifici, non arriverai mai. Eccetera, eccetera, eccetera. Arrivati in Genes, abbiamo trovato una multinazionale da 1,5 miliardi all'anno, in neanche 10 anni, questo è il decimo anno. Avevamo tutti i mezzi, avevamo un prodotto devastante, delle upline plurimilionarie che guadagnano 3-4 milioni di euro all'anno, che ci dedicano il loro tempo. Molte volte non capiamo quanto è importante il tempo di una persona. Non lo capiamo. Molte volte pensiamo solo a succhiare energia alle persone, solo a parlare, a raccontare la nostra cazzo di storia che non frega niente a nessuno. Il segreto è stare zitti. Trova una persona da cui imparare, stai zitto, sempre zitto, perché la persona da cui vuoi imparare è lui. Tu non hai nulla da dire, devi stare zitto, imparare, scrivere, portati un'agenda sempre dietro, prenditi le note del telefono, registra, fai quello che vuoi. Trova una persona da cui imparare, stai zitto, ascolta e metti in pratica. Molte volte vedo gente senza risultato che fa una cosa, parla e racconta cosa, come non avere risultato nella vita. E non è quello che vogliamo sentirci dire.
cercate persone potenzianti. E ragazzi, in questo gruppo, ora non sto qua a scorrervi la chat, ma sono oltre 50 persone, uno più potenziante dell'altro. Avete l'imbarazzo della scelta. Sono persone a cui se chiedete un aiuto vi dicono sì, perché? Perché vogliono il vostro bene. Oh, non fate tutti questi cuori che mi emoziono, grazie. Vi vogliono bene, vogliono farvi crescere, vogliono veramente portarvi in alto, perché il network cos'è? Un business win to win. Io vinco se tu vinci, ma se tu non vinci, io non vinco nulla. Quindi è mia premura farti vincere, farti arrivare al successo. Stop. Non c'è nient'altro da aggiungere alla mia storia. Ho compiuto azioni costanti nel tempo. Ho tolto tutte le distrazioni che non mi focalizzavano al mio obiettivo e mi sono preso tutte le persone più potenzianti che conoscevo e le ho tenute a fianco a me. Stop. Senza mai fermarmi. Ogni giorno ne cercavo di nuove. Ogni giorno di nuove. Sapete ormai in 4 anni quante persone, da quando ho deciso di fare questo cambiamento mentale, quante persone positive che mi sono tenuto vicino ho trovato? Non superano le 10 in 4 anni. C'è gente che dopo 2 mesi mi dice: Fra, non trovo persone positive. Mi stai offendendo, stai sprecando il mio tempo. Quando mi dici queste cose, ci vuole tempo nella vita, ci devi avere pazienza. Io ero una persona, e Omar, forse Omar, Manuel, lo possono di Mirko, lo possono dire proprio le persone che mi conoscono di più, mio fratello, lo possono dire benissimo. Io ero una persona che non aveva pazienza. Io ero una persona che sclerava e basta. Io ero una persona estremamente negativa. Eliminando e coltivando il mio giardino prima interiore e poi esteriore, con solo positività, con solo gente disposta a farmi crescere, ho trovato il segreto per andare veramente in alto. In ogni cosa che si fa, il network marketing, ragazzi, può essere un punto di partenza. Io credo che sia una fonte di reddito che devono avere tutti nella propria vita. Tutte le persone che vogliono fare qualcosa di grande. Il network marketing non è per tutti. Se non hai disciplina, se non hai costanza, se non hai un perché, non puoi fare network marketing. Ma credo che non puoi fare nessuna cosa nella vita senza questi tre fattori. È fenomenale il network marketing. Perché hai persone che vogliono il tuo successo, hai persone disposte ad aiutarti e hai una community di gente positiva. Ovvio, il percorso è durissimo. Credo che ad oggi sia una delle attività più difficili che abbia mai fatto nella mia vita. Ormai sono a novembre, il 29 novembre 2016 è stato il mio primo giorno da networker. Il 29 novembre 2019, adesso faccio 3 anni di network marketing. Oltre, credo, 7.000 persone viste in 3 anni, ormai rete da 2.000 persone. Secondo voi, su 7.000 persone, ho chiuso tutti gli appuntamenti? Io. Tutte le mie persone in rete, quanti appuntamenti avranno fatto? Li hanno chiusi tutti? No. Ci sono persone che non vogliono quello che vuoi tu. Inizia a evolverti quando capisci che non tutti vogliono quello che vuoi tu. Nessuno. O meglio, il 98% delle persone realmente non vogliono essere milionari, solo il 2% lo vuole essere. Perché più sali la responsabilità. Fatti questa domanda e risponditi: ma io veramente voglio tante responsabilità nella mia vita? La maggior parte delle persone, sapete cosa rispondere? Cosa risponde? No, le responsabilità fanno paura. La gente scappa dalle responsabilità. Succede qualcosa di grave, via, io non sono stato. C'è un problema? Ah, oh, no, io non è colpa mia, via. E scappa. La maggior parte della gente vuole la serenità, vuole le cose piccole che gli possono portare serenità rispetto allo stato attuale che sta vivendo ora. E noi cosa gli diamo? Diamogli serenità. Tante persone che vogliono la serenità permettono di arrivare, se li hai, a altissimi obiettivi. Perché fai tanto bene a tante persone che vogliono serenità. Stop, non esistono segreti. Ah, che tirata. Allora, domande. Vai, fatemi qualsiasi tipo di domande. Innanzitutto, ciao a tutte le nuove persone connesse. Grazie, 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 grazie a tutto quello che scrivete. Grandi. E papà. Tanto riprendo un attimo fiato. Se mi fate delle domande, vi rispondo in maniera molto veloce. Sei un grande, grazie. E
E questo, io pensavo sempre di avere di più nella vita, pensavo sempre a cazzo, sono nato per avere di più, ma credo che sia la domanda che ognuno di voi si fa ogni giorno. Cioè, ma chi è nato per avere una vita mediocre? Chi è nato per andare al lavoro e pagarsi le bollette e godersi solo la domenica in famiglia? Nessuno. Tutti vogliono di più nella vita, tutti lo vogliono, ma nessuno è disposto a sacrificarsi. Network marketing è un processo, ma come ogni cosa nella vita, è un processo estremamente lungo. Ora mi sono messo sotto allenarmi a coltivare il mio fisico perché era una delle lacune che avevo. Sapete che leggo veramente tanti libri e in molti libri ti spiegano e ti dicono che devi essere pronto anche a coltivare il tuo fisico perché il tuo fisico è praticamente il benvenuto che dai alle persone, no? Le persone ti guardano esteriormente, non sentono i concetti che hai. Se sei profondo non è che lo capisci così. O meglio, anche qua possiamo fare un altro capitolo, ma non è il momento. Quindi ho iniziato a coltivare anche il mio fisico, ho scoperto che ci sono veramente delle cose difficili da fare che non pensavo, però ragazzi con la testa si può arrivare a tutto. La testa comanda, la testa vince e trovate veramente persone che con la testa possono aiutarvi a fare di tutto. Tenetele strette e non lasciatele mai andare. Il momento più bello della carriera. Allora, scusate, mi stavo ribaltando. Allora, il momento più bello della mia carriera, questa è una bellissima domanda, grazie Giovanni. Credo quando ho fatto lo smeraldo nell'altra azienda. Vi racconto questo aneddoto, era l'ultimo giorno del mese. Il mese andava, ovviamente, dall'1 al 31. Era aprile 2017, i miei capelli, era 2017, ero a 62.000 euro di fatturato. L'ultimo giorno del mese alle 3 di pomeriggio, alle 2 di pomeriggio, dovevo arrivare a 80.000, ero a 62, alle 2 di pomeriggio mi stavo pigliando male tantissimo, perché capitava anche a me, ora capita molto, molto meno, però ho messo Archangel degli Two Step From Hell, una canzone super motivazionale, Archangel, cercatela, cercate tutta la compilation dei Two Step From Hell, e ho iniziato a caricarmi, c'era il camino acceso, ero a casa di un distributore, camino acceso, questa canzone. Ho detto, oggi devo fare lo smeraldo. Ho scritto un messaggio super motivazionale sul gruppo, faccio ragazzi, mi serve il vostro aiuto, dobbiamo fare alleanze di cervelli, dobbiamo arrivare a fare 18.000 euro di fatturato dalle 3 di pomeriggio alla 1 di notte, perché solo quel tempo avevamo. Alleanze di cervelli sono venuti tutti in quella taverna, abbiamo unito i nostri cervelli, abbiamo chiamato tutte le persone possibili e immaginabili a mezzanotte e 40 del 1º maggio. Eravamo a 84.000 euro di fatturato, 22.000 euro di fatturato di prodotti venduti in praticamente 10 ore, qualcosa di fuori anormale. Quella sera lì mi sono sentito stremato, il giorno dopo ho avuto la febbre, stavo a pezzi, ma mentalmente, ragazzi, voi non potete capire. E lì ho detto, sono l'uomo più felice del mondo perché ho un team agguerrito, ho un team che sa cosa vuole, ho un team disposto a sacrificarsi. Grazie alla domanda, ci tengo a raccontare questo aneddoto. Quando uno non crede che tu voglia proporgli, giuro non ho capito, scusa, rifammi la domanda. Hai anche un team in Messico, come lo gestisci? Ho delle persone in Messico, sì, assolutamente sì. E come le gestisco? A distanza, dandogli conto. Solitamente la gente, se è messicana, non si vede molto con gli europei, se è europea, non si vede molto con i messicani. Quindi fondamentalmente, dagli la persona che è più in target. In network marketing, credo che i punti più forti al mondo siano in Sud America, quindi fagli seguire persone sudamericane, su YouTube c'è di tutto. Qual è il tuo sogno numero uno? Cambiare l'istruzione mondiale. Boom, così, easy, siamo una cosa easy. Ne parlavo l'altro giorno con una persona molto sveglia, che ancora non lo sa di essere sveglia, però, cioè almeno lo sa, lo capirà, e, cioè lo sta capendo. E, parlavo con questa persona e ha girato intorno a questa domanda, perché non è facile da porre, perché alla fine entri nella sfera personale di una persona. E io ho risposto così e ho detto, io è un sogno che non vedrò realizzato, perché partirò sicuramente dai paesi meno sviluppati. Perché cambiare l'istruzione europea credo che sia molto difficile da oggi al domani. Quindi partendo dai paesi sottosviluppati sicuramente arriverò ai paesi più sviluppati, ma credo di non essere in vita quando questa cosa arriverà nei paesi più sviluppati. Quindi credo di iniziarla, ok? Cioè credo, la inizierò sicuramente e la inizierò, la porterò avanti, ma vedrò poco di realizzato finché sarò in vita. È una cosa che porteranno avanti le persone che in parte voglio si uniscano a questo progetto. Hai mai pensato di non farcela? No, mai. No, mai, questo è il segreto. Se pensi di non farcela, non ce la farai. So che ti devi sforzare e devi mentire al cervello.
Ok, l'ho detto in una scorsa Zoom, ma sicuramente tu non eri connessa e sono certo di questo, ma non per tua mancanza, perché era proprio un altro gruppo. E la mente, noi il nostro cervello crede a quello che noi gli diciamo. Ok? Se tu al cervello dirai che ogni singolo giorno dirai io a 35 anni avrò 1 milione di euro nel mio conto corrente personale, il tuo cervello non sa se questa cosa è vera o falsa. O meglio, il tuo cervello la prende per vera, perché gliela stai dicendo. È presente quando credi che il fidanzato, faccio esempio ma femminile sul maschile, che il fidanzato ti sta tradendo? No, secondo me mi tradisce, non mi tradisce, ok, ti sta tradendo. Okay? Con la ripetizione, col continuare a metterti in testa, sicuramente sei vera questa cosa. Ah, sicuramente sto male, sicuramente mi ammalo, eccetera, eccetera, ti ammalerai. Hai mai pensato di non farcela? No. Quando inizi una cosa e vuoi farla bene, metti in moto il tuo mindset. Ok? E ogni giorno ripetiti, io riesco, io ce la faccio. In maniera molto spocchiosa, perché ce la fai veramente, Mariangela. Ah, ragazzi, non ti sti commenti. Dopo quanto hai capito di avercela fatta e di essere chi volevi, io non sono chi voglio. Ok? Io non ce l'ho fatta. Io sto facendo il mio percorso. Sapete che odio dire io, però la domanda è rivolta a me, quindi ho detto io. Sto facendo il mio percorso e non ce l'ho fatta. Ogni giorno mi sveglio per migliorare. Brividi con lo smeraldo, che ricordi con lo smeraldo. Allora, nei momenti in cui dovevi stringere un po' la stringa perché dovevi stare attento alle tue economie, come ti comportavi, come combattevi i danni di questo periodo faticoso? Allora, la situazione che hai ora non determina quella che avrai in futuro. Fine. Tenda, questa frase scrivetela e leggetela ogni giorno. Non è che se oggi sei povero e non hai una lira, prossimamente sarà uguale. Anzi, devi lavorare per ottenere meglio. Quando hai periodi economici difficili, il segreto è quello di non spendere. Se tu non spendi, non ti accorgi che non hai soldi. Non ci, lo so che magari ti ho detto una banalità, ma la gente non ci fa caso. Se tu non spendi, non ti ricordi che sei povero, non ti ricordi che non hai soldi. Se tu non hai soldi, non puoi permetterti lussi, non puoi permetterti vacanze, non puoi permetterti di fumare, non puoi permetterti sigarette al bar, non puoi permetterti magliette nuove, camici nuove, jeans nuovi, eccetera, eccetera. Quindi stringi la cinghia pesantemente, non puoi permetterti nulla tranne quello che fa crescere la tua persona. Libri, ok? O magari benzina da mettere nella macchina per raggiungere persone di successo che possono farti dei mastermind. E chi se la dimentica quella giornata? Ciao Luca! Che giornata! Ta ta ta. Se una persona non trova la giusta spinta, è utile che la spinta sia esterna, cioè stimolata dalla mia insistenza? No. Se tu insisti, se tu porti una persona con l'insistenza a fare qualcosa, dovrai portarla ogni singolo giorno a compiere quel gesto. Okay? L'insistenza, il convincere non è utile in nessun ambito. Tu non devi convincere nulla. Tu con la persona devi dare mezzi per poter fare la differenza. L'altro giorno stavo guardando Hitch, okay? Che è uno dei miei film preferiti in assoluto. E quando questa persona, Hitch, è Will Smith, che aiuta gli altri con le donne, le persone impacciate, gli uomini impacciati con le donne, e stava seguendo questa persona impacciata, e sono arrivati fuori dalla porta di casa e gli stava facendo un esempio, no? Cioè, stava dicendo, quando tu sei lì che vuoi baciare questa persona, che magari dopo 3 o 4 uscite hai trovato del legame e dell'affinità, compi il 90%. Induci quella persona, imbocca quella persona, ma il restante 10 deve farlo il lato opposto, altrimenti finirai tutta la vita a convincere quella persona e dovrai svegliarla al mattino e dovrai motivarla al mattino per fare quell'azione e dovrai convincerla a venire al training, al meeting. Questo esempio di Will Smith non so perché mi piaceva dirvelo, però vabbè, secondo me è utile. Come gestisci i momenti di demotivazione? Guardo video motivazionali, ascolto musica e penso che sono nato per qualcosa di grande. Semplice. E poi ho la salute, quindi ogni mattina faccio il check, mi sveglio, le mani vanno, le braccia vanno, le gambe funzionano, 2 più 2 fa 4, quindi il cervello va, vedo, respiro, sento, ascolto, annuso, sento i profumi, sono un benedetto, no? Ogni giorno se mi sveglio in salute posso ottenere tutto dalla mia vita. So che questo concetto non è facile da capire, però l'ho preso da una persona che andava a prendere questi concetti ogni giorno in reparti di neurologia in ospedale. Quindi ho detto, prima di andare anch'io a fare quella fine lì, che comunque è difficile da sopportare mentalmente, chapeau, Aristotico lo faceva un romano ogni giorno, io non mi credevo po così potente di andare ogni giorno in neurologia a vedere chi stava veramente male e darmi motivazione, l'ho cercata facendo il check mattutino. Come superare gli scetticismi di chi non crede che tu voglia veramente proporre qualcosa di unico, un'opportunità senza secondi fini.
Fondamentalmente la quantità, nella quantità trovi la qualità, quindi non devi stare lì a farti mille seghe mentali se qualcuno pensa che hai secondi fini o pensa che non sia funzionale. Se vi dicevo che erano così tante domande, vi dicevo di non farmele. Scherzo. Grazie, ma sì. Allora, come hai detto alla tua mente di prepararti a tutte le responsabilità che sarebbero arrivate, allora impari a gestire le responsabilità man mano che arrivano. Non sarà, cioè non è che ti fai un mastermind da solo e dici ok, le responsabilità devo riuscire a gestirle. Arriva la responsabilità e ti sforzi per gestirla. La gestisci? Ti gasi? Ok, dici, wow, ce l'ho fatta. E ne cerchi una più grossa. Non è che la cerchi, ti arriva fondamentalmente. Quindi responsabilità dopo responsabilità. Più le persone con cui hai rapporti sono elevate, più salgono le responsabilità. Ok, allora, credo di aver finito tutte le cose che avete scritto. Se ho dimenticato qualcosa, ditemelo. Veramente, grazie a tutti, troppo gentili. Sono già 35 minuti, un sacco di commenti, oltre 121 grandi, un sacco di like. Grandi, beh, veramente, sono felice e mi avete gasato. Poi la motivazione la trovo molto nelle altre persone, cioè quando vedi che ti fanno delle domande, quando vedi che sei seguito, quando vedi che la gente ti ascolta, quando vedi che c'è gente bella al mondo. Ok, c'è gente che ha passione, ha voglia, entusiasmo, io mi automotivo e dico, ma cosa cavolo voglio di più? Quando vedi che sei in panorami come questi, no? Vedi il mare, i fiori, le persone belle con cui condividi certe situazioni, nella vita credo non ci sia nulla di meglio della condivisione. Stop, non esiste Lamborghini, Ferrari, non esiste villa con piscina, non esiste 2 milioni di euro sul conto, quali sono solo cose che ti fanno stare bene in quel momento, ok? Ora sto iniziando a permettermi dei lussi che prima non potevo permettermi e li vivo bene nel momento, ma poi diventano cose comuni come prima. Prima non potevo permettermi certe cose, le ho ottenute, ero felice al momento, poi basta. Le cose che ti rendono vivo e felice ogni giorno sono gli obiettivi e sono le persone, non sono le cose. Le cose quando le ottieni poi svanisce l'effetto. Quanto è potente un team che lotta unito in un'unica missione e come lo si crea? Allora, avere un team che lotta in un'unica missione è basilare ed è motivante e ti fa svegliare il leader in maniera eccelsa ogni singolo giorno. Come lo si crea? Lo si crea creando aggregazione, lo si crea dando entusiasmo e dando passione. Tu puoi creare un team forte e unito e, beh, Giovanni, tu sei un esempio lampante, solo dando motivazione ed entusiasmo, ok? Quando la gente ti vede entusiasta, scusate, l'entusiasmo è contagioso. Okay? Io ora vi ho fatto una Zoom che chiuderà più o meno 40-45 minuti, quindi tra 5 minuti, e sicuramente la maggior parte di voi non ha recepito i 37 minuti come 37 minuti, sembra veramente passato un lasso di tempo molto più corto. Perché? Perché vi ho dato entusiasmo. La maggior parte della gente che chiuderà questa Zoom sarà carica. Questa carica vi durerà per 2-3 giorni, poi vi ammoscerete. Cercate qualcuno che dopo 2-3 giorni vi dia ancora motivazione. Ecco, questo dovete fare voi per il team. Ogni 2-3 giorni. Boom, motivazione. Ogni 3 giorni motivazione. Ogni giorno motivazione, perché c'è chi si scarica ogni giorno. Ma deve partire da voi, da dentro, da trovare la forza di dare veramente entusiasmo. Bella domanda. Allora, grazie, sei forte, grazie, 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 grazie. Ciao Kathleen, grazie. Ciao Sara, ciao Sabina, ottimo. Allora, se non avete più domande, io vi lascio a godervi la serata, vi lascio a divertirvi, vi lascio a spingere, vi lascio a fare quel cavolo che volete. Divertitevi, godetevi ancora questi ultimi giorni di agosto e poi si torna a spada tratta a settembre. Settembre, mese bellissimo, ci saranno diverse promo, ci sarà una bella promo per creare l'executive con dei bei premi che verranno consegnati a dicembre. Vi ho dato una super anteprima. Vi diranno che super evento ci sarà a maggio dell'anno prossimo e non vi ho detto nulla, tenetevelo per voi. Ma ci vediamo tutti quando? A ottobre ci sarà l'Expo. Okay, a ottobre la maggior parte di voi che non conosco non vedo l'ora di vederli dal vivo, così ci facciamo magari una bella cena, un po' di aggregazione, un po' di foto, un po' di team building, ok? Favoloso. E quindi ci vediamo a ottobre, se non erro, mo questo per fare una figuraccia, però non la faccio perché prendo il calendario. 18, 19, 20, ci sarà l'Expo Milano 2019, ci sarà la festa di gala, ok? Da Zaffiro Elite Superiore, poi ci sarà la festa aperta a tutte le persone che si qualificano e ci vediamo alla festa, ci vediamo al meeting, ci sarà un sacco di cose belle, ci sarà prodotto nuovo, non vi ho detto nulla ovviamente, ci sarà prodotto nuovo,
che italiano. Grazie, 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 veramente fenomenali. Grazie a tutti voi, mi date ogni giorno la carica per andare avanti e per spingere. E nulla, cerco di dirvi, spingete, cazzo, entusiasmo, motivazione, costanza, disciplina, forza. Veramente, grazie a tutti. Questa maglia è per voi. Never give up. Non mollate mai. E forza. Ciao ragazzi, grazie veramente del vostro supporto, siete veramente la mia forza. Ciao. Chiudiamo il video.